cantina d'un bagioan, so tutta amici per tutto un, non se gastem come alla gran, ma un bacio naso se dice però, la 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 la. La braciola, piatto tipico della cucina barese che ogni massaia deve saper fare. Ma conoscerà la ricetta giusta? Lo spiedino ci va o non ci va? Meglio lo stecchino, ci vuole il prezzemolo? Lo chiediamo al gran priore della confraternita della Braciola. Pino De Paolo, gran priore della somma confraternita della Braciola barese. Voi avete immortalato la tradizione barese della cucina. Cioè, lo scopo nello statuto è promuovere e diffondere la Braciola barese nel mondo. E vogliamo vedere come si fa la Braciola? Certo. Si prepara con ovviamente la carne rossa, tipicamente carne di cavallo. Il taglio che utilizziamo noi è la falda, quella che chiamiamo la falda, che sarebbe il diaframma. Innanzitutto va schiacciata con un batticarne. Poi mettiamo prezzemolo tritato. Mettiamo un po' di aglio fatto a pezzettini molto piccoli. Un po' di pancetta, pecorino romano, un po' di sale, e un po' di pepe. Ora vi dico un trucchetto, quando ne sono tante, per non dimenticarmi che ho messo il pepe, metto prima il formaggio, così si vede sopra. Per chiuderla si fa così, si chiudono i due lembi laterali e poi si arrotola per benino. Prendo un po' di filo, filo da cucina. Ed eccola qua pronta per essere cucinata. Ora che succede? Adesso dobbiamo preparare il soffritto. Innanzitutto tagliamo un po' di cipolla. Mettiamo un po' d'olio. Tanto sì. Adesso aspettiamo che si asciuga un po' il vino e poi possiamo aggiungere la salsa di pomodoro e i famosi gaddus, il gaddus. Che cosa sarebbero questi gaddus? Sono praticamente dei nervetti di bovino di solito che venivano richiesti direttamente al macellaio e che insaporiscono e poi sono anche gustosi da mangiare dopo. Gaddus fanno parte proprio della tradizione. Ecco. La differenza, diciamo, della braciola, dove il sapore deve restare tutto dentro, no? Quindi viene fatta questa rosolatura apposta per poter far chiudere tutto per benino e viene rilasciato con parsimonia dentro il ragù. Tutto quello che viene aggiunto dopo serve invece a dare sapore al sugo, ragion per cui conviene metterli quando il sugo è freddo. Aggiungiamo la salsa. E a questo punto aggiungiamo i nostri gaddusi, le gaddusi. In dialetto barese viene meglio. Un po' di sale, e ovviamente per chi lo gradisce un po' di peperoncino. Adesso possiamo chiudere. E a questo punto non ci resta che aspettare. Sì, per forza. Pino, è pronto? Sì. Allora, possiamo mangiare? E tu che dici? Andiamo!